Andrei. Sai che Andrei, ho fatto la poesia stanotte. Sì? Sì, che l'ho fatta per te. Per me? Sì, che te la voglio leggere un po'. Ma guarda che io scrivo le poesie in dialetto, non in italiano. Comunque più che te la leggi in italiano perché forse qualcosa ci capisci. Io non so che cos'è una casa. Un cappotto. O è un ombrello se piove. L'ho riempita di bottiglie, stracci, anatre di legno, tende, ventagli. Sembra che non voglia uscire mai. Allora una gabbia che chiude tutti quelli che passano, anche un uccello come te, sporco di neve. Ma la roba che ci siamo detti è così leggera che non resta chiusa qui. Va bene. Piaciuto molto bene. Molto triste. No, perché c'è una speranza. Vedrai che andrà tutto bene. Non ti aspetto perché oggi è una giornata infernale. Dobbiamo fare un programma perché altrimenti non arriviamo a niente. Ecco, qui io avevo fatto qualche punto. Dunque c'è questo. Bisogna vedere tutto quello che teniamo di questo viaggio che abbiamo fatto, quello che può servire alla sceneggiatura e quello che non serve per buttarlo via. Però dobbiamo fare un elenco generale, cominciare, mi pare, da Sorrento, da... Ah, scusi un attimo. Siamo qui. Saluto Michelangelo, Tony. Ti saluta. Allora, grazie per tutto. Dunque, no... Va bene. D'accordo. Allora, tu passi di qui. Allora, vieni che tu. Allora, tu passi alle 10 e poi andiamo all'aeroporto assieme. Va bene, ti abbraccio. Ciao. Sai che ho parlato con Michelangelo? Ah, sì. E lui mi ha detto che è stato il primo che ha fatto il documentario su Bomazzi. Sì? Sì, perché c'erano poi tutte le radici, dice che l'ho dovuto levare, ancora non lo guardava nessuno. Mm. Bello, ho detto che noi ci siamo stati un giorno, insomma. Comunque lo vuol vedere, dice che ti vuole salutare. Grazie. No, ma personalmente, forse via. Sì. Tony, io... Tonino, ho pensato molto a quello che mi hai detto prima. Le mie impressioni sono complesse e confuse. Perché le cose che ho visto ieri, per esempio, mi pare di averle già viste l'altra settimana. E così le giornate del nostro viaggio, che sono di un mese fa, le rivedo come se fossero appena finite. Il tempo e lo spazio si sono modificati nella mia testa. E poi con questo caldo,
Anche perché l'Italia, così piena di viuzze medievali, di colline, di piccoli fiumi, non mi ha dato il senso della profondità e della prospettiva. Raramente ho visto qualcosa che mi abbia ricordato le dimensioni a cui mi ha abituato la Russia. Forse la Valle dei Trulli, immensa pianura con le casette sparse in questo grande spazio, come se fossero dei mucchietti di farina. Insomma, questi miei occhi, costretti a mettersi a fuoco su cose vicine, e anche il gioco del tempo, mi impediscono per il momento di avere delle sensazioni chiare. Io vedo che tutta l'Italia del Sud, con tutto Sorrento, quello che abbiamo visto un pochino, che cosa, quali sono le immagini che ti sono rimaste in mente di quello che abbiamo visto? Я понимаю. Я скажу тебе прямо. Ti dico subito. All'inizio del nostro viaggio non è che mi sono sentito proprio a mio agio, perché nel sud dell'Italia mi sembrava che ad esempio la costa amalfitana, stupenda senza dubbio, fosse soltanto un posto troppo turistico, fatto per le vacanze, per i villeggianti, e in un certo senso mi ha stordito e sviato da tutti i propositi di ricerca per il nostro lavoro. Così, con lo sbalordimento di uno spettatore in vacanza, ho guardato a Trani, Amalfi e quel posto misterioso e nascosto che si chiama Furore. Qui forse venivano i pirati una volta. Credo che sia l'unico posto dove si può facilmente approdare, cioè arrivare a Rio. Ti dico francamente, mi dispiace se buttiamo via tutto Lecce col barocco, perché è bello. Sai, il barocco leccese è proprio caratteristico, è molto studiato, perché ha una semplicità, per esempio può avere delle colonne nude, poi al centro magari c'è un nastro enorme. Quindi Ghirigori, questa sua bizzarria nasce soltanto in certi punti particolari. Poi queste chiese, non so, ti ricordi quelle chiese, cioè tutto questa pietra di Lecce, mi pare quel prete ha parlato di una pietra speciale, è tutta negli altari. Altari da e semplicità. Sì. E mi piace, Lecce mi ha colpito proprio. Può darsi che possa servire. Se per caso il nostro personaggio, per esempio, è architetto, come è un peccato che non veda Lecce. Tonino, mi pare che questo posto sia troppo красиво. Tonino, mi pare che questa città sia troppo bella per il nostro film. Soprattutto se pensiamo che il protagonista potrebbe essere uno studioso di architettura, non vorrei che Lecce fosse una scelta ovvia e obbligata. Non è necessario che il nostro personaggio si trovi sempre vicino ad edifici architettonici così geniali. Aspetta che fermiamo questo prete. Vedrai che ne sa più di noi. Il barocco leccese è stato possibile così portarlo avanti, perché è la pietra locale che permette di essere lavorata, è una pietra dolce, come noi diciamo. Sì, certo. Una pietra dolce che permette di essere lavorata. Sì. E resiste anche al tempo, lei con sì, lei ho può capito. Vedere qui. Vorrei anche aggiungere che sotto la cattedrale c'è l'antica cappella, diciamo così, l'antica chiesa. Sì. Ci sono, non so, 48 colonne, però hanno tutta una simmetria particolare. Lei vedrà tutte le colonne, tutte dritte così. Ho capito. Quindi sotto sì, c'è un altro, ecco, le accenno, poi lì le diranno, c'è un bravo sacerdote lì che spiega tutto. Perfetto, ho capito. Ma giusto qualche accenno. Poi i mosaici che sono per terra, certo, sono simbolici. Sì.
e risalgono addirittura prima di Dante. Qui esisteva nel sud addirittura, diciamo così, una cultura anche letteraria che precedeva Dante. Persiana, Eciziana, Accate come Sopotamica, Scandinava con le nonne, Ellenistica, Platonica costiniana, Biblica, Bretone, sono tutte attaccate all'albero, perché in tutte le culture c'è qualche cosa di vero, e l'uomo per arricchirsi, conservando il proprio credo politico e religioso, prende ciò che gli manca dalle altre culture, sì, e ci arricchisce. Quindi senza chiusure. Sì. Senza chiusure. E ce l'ha via. Questo concetto è stato ripreso dal Concilio Vaticano II, ma noi sì, lo vivevamo già. Dai. È concetto biblico. Per cui nel rispetto di queste culture, noi oggi potremmo dialogare con tutte le culture, senza steccati, senza ideologie. Sono molto contento che la Madonna del Parto probabilmente entra nella storia del film, che è veramente bella, bella, molto. Io mi ero un po' spaventato perché nel vedere queste riproduzioni... Ah, sì, ma guarda questo. Tutto questo rosso non c'è. Tu hai visto che le pareti sembra che si vogliano mangiare il quadro. C'è tutta più polvere. Sì. E nasce questo azzurro e questo bianco sulla pancia. È incredibile. Qui non è niente. Quindi non credo alle riproduzioni di quadri, non credo alle traduzioni delle poesie. Cioè, l'arte è molto gelosa. Ah. Sì. Molto. Sì, già. Cioè, bisogna andarla a trovare. Hanno mandato delle domande qui, dei giovani. Guarda, una è così. Se lei dovesse parlare ai grandi registi di oggi o del passato, a ognuno di loro, quale tipo di ringraziamento vorrebbe rivolgere per quello che sente che le hanno dato?
Ну, прежде всего я, конечно, должен вспомнить. Не вспомнить, я всегда вспоминаю. Prima di tutto devo ricordare Aleksandr Dovzhenko. Aleksandr Dovzhenko, La terra del Dovzhenko. La terra di Dovzhenko è un film muto che dal punto di vista della cinematografia poetica, secondo me, ha fatto miracoli. Cerco naturalmente di dare delle risposte telegrafiche. Я постараюсь быть коротким, чтобы ответить коротко на это, на эти вопросы, на этот вопрос. Затем Брессон. Poi Bresson, che mi ha sempre colpito e attratto per il suo ascetismo. Mi pare che sia l'unico regista al mondo ad avere raggiunto la semplicità assoluta nel cinema, proprio come hanno fatto nella musica Bach, Leonardo per la pittura, Tolstoi nella letteratura. Adesso vorrei ricordare Antonioni, che a suo tempo mi fece un'impressione indimenticabile con i suoi film. Antonioni, certo. Soprattutto L'avventura, di cui tu, fra parentesi, fosti uno degli sceneggiatori. Mi ha fatto comprendere che l'azione, il concetto di azione nel cinema, è del tutto relativo. Praticamente nelle storie di Antonioni non avviene quasi nulla. Ed è proprio qui il senso dell'azione nei suoi film che io amo maggiormente. Fellini mi piace per la sua bontà, per il suo amore per la gente e per la sua umanità. Il suo barocco magnifico, bellissimo, che ho invidiato, ha sempre prodotto in me un'impressione molto forte. Continuamente ho pensato a questi film quando ne iniziavo uno dei miei. Voglio anche parlare del compianto regista giapponese Mizoguchi. I suoi film sono di rara eleganza e incredibile elevatezza per le immagini e le prestazioni degli attori. Ricordo con tenerezza e gratitudine Vigo, il regista francese che rimane, secondo me, il padre dell'attuale cinema francese. Fu il lontano iniziatore della Nouvelle Vague. E quanto abbiamo oggi è ciò che è rimasto sulla riva portato da tale onda. Vigo ha generato il cinema francese e purtroppo nessuno è riuscito ad andare oltre, a superarlo. Затем я всегда с огромной благодарностью и с удовольствием вспоминаю фильмы Сергея Параджанова, которые очень люблю. Poi ricordo sempre con enorme piacere i film di Sergei Parajanov, che mi piace moltissimo per il suo stile, il suo essere così paradossalmente poetico, la sua capacità di amare la bellezza. Dove abbiamo visto tutte quelle ortensie? Te lo ricordo? No, non ricordo. Ravello. Я часто вспоминаю уроки Бергмана. Ricordo spesso la lezione di Bergman. Amo molto i suoi film e li riguardo di frequente. Questa villa è stata fatta costruire da una principessa russa? No, questa villa non è stata fatta costruire da una principessa russa, bensì dai Borboni di Napoli e delle Due Sicilie. A un certo punto però c'è stata questa principessa russa che ne è diventata la proprietaria. Sì, senz'altro. La principessa russa è venuta dopo che la villa è stata regalata a Maria Filiberta di Savoia, la quale la vendette ai Korchakov e per la precisione alla principessa Elena Korchakova.
Io adesso... A dillo, per favore. No, voglio fare una domanda. Noi siamo venuti qui per una cosa molto strana che è proprio è capitata a me. Cioè, 7-8 anni fa mi hanno parlato di un pavimento. E io sono diventato matto e spero di far diventare matto anche lui. Per vedere questo pavimento, dice che è un pavimento bianco fatto dal Palizzi con dei petali di rose. Sì, è vero. E quello chi nella l'ha costruito? Villa... Quello l'ha costruito la principessa. Sì, nella villa esiste realmente questo pavimento che è stato disegnato appositamente per questa villa dal pittore Filippo Palizzi nel 1888, credo. Ed è unico al mondo, difatti si tratta di un gran pavimento sui 15 metri di lunghezza con dei petali di rose sparsi un po' dovunque, petali e foglie di rose sparsi un po' dovunque, in memoria di una contessina portoghese, no, scusi, ungherese. Una contessina ungherese di 18 anni di cui il Borbone si innamorò pazzamente, poi questa contessina morì, il Borbone pare che abbia dato segni di squilibrio e quindi ha buttato via a mare tutte le suppellettili toccate da questa contessina. Ecco, no, adesso di Andrei, tu vedi che io ho detto la verità, perché noi siamo a 4 passi dalla villa e la proprietaria attuale non ci fa vedere il pavimento, ma il pavimento c'è. Sì, è vero, ma non è che la proprietaria non vi fa vedere il pavimento. La proprietaria purtroppo è assente in questo momento da Sorrento e non c'è la possibilità di accedere in queste camere della villa dove esiste pure questo pavimento. Va bene, ma sono 4 giorni che facciamo telefonare da Napoli, da tutte le parti, ora mi sembra... Beh, a me non risulta. A me non risulta. Io la mia telefonata l'ho ricevuta stamattina esattamente alle 9:15 e quindi non ho avuto il tempo materiale di preavvertire la signora e sganciarla dai suoi impegni. Comunque che io sono sereno, cioè il pavimento non è che l'ho inventato io, il pavimento c'è, no, perché siamo stati a vedere il pane, il pane non c'è. Sul pane tu hai inventato tutto. Non è vero, non è vero. Non è vero. È un capisco. In questo momento non владельца, который сейчас. Io vi faccio fotografare quel pavimento lì della terrazza. Sì, dove c'è una lapide in ricordo di una festa che c'è stata qui al Parco dei Principi dove ha partecipato la famosa Giulia Sedova, la grande ballerina del Teatro Imperiale di San Pietroburgo. Sì, sì. Qui no? Покажет другой нам полный террасе, который был сделан в честь Юлии Седовой, великой балерины императорских театров, специально в честь ее приезда. Sì, la principessa Korsakov, in ricordo di questa storia talmente poetica, sì, ha fatto in modo da far dipingere al Palizzi questo pavimento di petali di rose, praticamente come descrizione. In честь этой истории романтической Горчакова попросила Полиции сделать пол, чтобы рассыпаны были розы там и сям, потому что это история любви замечательная, сюжет Висконти, по-моему, совершенно, да. Sì, una storia poetica, romantica, molto simpatica. Molto simpatiche. Sì, è stato un No, ma a me piaceva l'idea del pittore di Palizzi, cioè fare questo pavimento Palizzi, bianco e mettere i petali proprio buttati alla rinfusa qua e là, che sembrano buttati, che arrivino dalle finestre, petali di rosa alle finestre che sono così. Из окна долетают эти опавшие листы. Io ho una pagina, per esempio, di questo pavimento, che è stato fotografato da una rivista specializzata in architettura. È presentato come un pavimento unico al mondo. Va bene, vediamo la pagina della fotografia. È bello che abbiamo la cosa. Bene, vediamo la pagina, vediamo qui la pagina. Ma che cosa c'entro io con Sorrento? Scusa, ho detto, mi piace. Mi parlano di un pavimento straordinario, bianco, con delle rose sparse qua e là. Poi se non c'è, è colpa mia? Non è meraviglioso vedere una cosa di questo? Mi pare che l'ha fatta Palizzi. Non è meraviglioso poter vedere questo pavimento, sapere che c'è una casa chiusa, che dentro c'è un grande pavimento, una donna ha fatto fare tutte queste mattonelle bianche e con dei petali di rosa sparsi,
non regolari, come se fosse entrato il vento a buttare delle foglie di rosa. Certo, non c'è, me l'ha detto uno di Napoli, punto, mi sono detto, perché mi fai andare a Napoli? Ho fatto il possibile, meglio di così non potevo fare, te lo giuro. Quali potrebbero essere le sue raccomandazioni principali? Сейчас все снимают кино, все считают, все умеют снимать. Oggi tutti ritengono di essere in grado di fare dei film, capisci? Не трудно. Mi riesce difficile dare dei consigli. Ma la cosa principale che posso suggerire a coloro che sono agli inizi è di imparare a non separare il proprio lavoro, i propri film, il cinema, insomma, dalla vita che si conduce. Suo lavoro, suoi film, кино, in modo tale che non esista una frattura fra le proprie opere, il proprio lavoro e le proprie azioni. Film, suoi lavori e i propri impasti. E questo perché il regista è simile al pittore, al poeta, al musicista. E dato che gli si richiede di dare tutto di sé, diventa strano osservare un regista che considera il proprio lavoro come un qualcosa di speciale, presentatogli dal destino, e sfrutta soltanto il proprio passato. Vive cioè in una certa maniera e gira i propri film in modo completamente diverso. Vorrei ancora dire a tutti i giovani registi che devono rispondere moralmente delle azioni che intendono portare sullo schermo. Questa è la cosa principale. Poi, in secondo luogo, essi devono abituarsi al pensiero che il cinema è un'arte troppo seria e difficile, che richiede enormi sacrifici, e sei tu che devi appartenergli, e non viceversa. Это самое главное. Ну и во-вторых, то, чтобы они приготовили к себе к той мысли о том, что кино слишком тяжелое, серьезное. Искусство оно требует. Il cinema ti usa nella vita e non il contrario. Ecco perché ritengo che sia necessario imparare a servire il cinema, ma non a sacrificarsi a lui. Использует тебя в жизни. А не наоборот. Поэтому я думаю, что вот это самое главное для. Anch'io recentemente, riflettendo su questo aspetto, ho notato in me una posizione del tutto diversa nei confronti della mia professione. Cos'era sto problema che lo vedo un po' nervoso? Мы все время ездим по таким туристским местам. Мы гуляем sempre in queste posti turistici un po'. Я еще ни разу не видел места. Non ho visto mai questo posto. Место, которое бы мог оказаться наш персонаж. In quale può stare il nostro personaggio? Ha ragione, ma tutti questi posti io li faccio vedere perché lui si riempie di queste bellezze che ha l'Italia, dopodiché le può dimenticare. D'altra parte io faccio una domanda a lui. С другой стороны, я тебе задам вопрос. Se viene qua un russo, perché viene? Un russo, un mese. Человек, для чего он приезжает сюда? Viene o per lavoro? Или для работы? O non dico per un fatto turistico, ma per un fatto culturale. È astratto, secondo me, un personaggio se noi poi non facciamo vedere niente. Io sono d'accordo che si vedono poche di queste bellezze, ma non vorrei che fosse astratto. Però io vorrei fare un paragone. Guarda, al mio paese c'è un pittore che si chiama Federico Moroni, molto bravo, ed era veramente un maestro, è veramente un maestro eccezionale. Un giorno ai ragazzi suoi ha messo in mano una pala di ferro sulla sinistra. E poi ha dato la matita in mano sulla destra e ha detto di fare un cerchio. E i bambini hanno fatto il cerchio.
Ma non era un cerchio piatto, era già un cerchio che aveva un volume, sì. Cioè conteneva il peso di quella palla che era sulla sinistra. Sì. Allora io vorrei mettere sulla sua sinistra più immagini che si può dell'Italia, in modo che se domani fotografa anche un prato, qualche sì. cosa di anonimo, sì. però contenga ugualmente quelle sì. bellezze. Ma se faccio un'idea di un'altra più spaccoe, potremmo se ci fosse un prasnam, ce l'avevo. Io non privo di questo stagione. In ogni caso, perché io sono un po' preoccupata? Perché io mi sento proprio in vacanze, anche, e non sono abituata. Мне очень важно, чтобы мы столкнулись с жизнью. A me è molto importante che noi proprio entriamo nella vita. Не с красотой Non soltanto la bellezza не с красотой vediamo архитектуры, а с людьми, ma con gente, с работой, con lavoro pure, происшествиями, e con qualche cosa che succедono per la strada, con sentimenti. Тогда мне будет легче. Право, абсолютно. Ma io faccio una domanda, da quanti giorni noi siamo in giro? Quattro giorni. Четыре дня. È indispensabile vedere quelle canzoni. Ho l'impressione che noi путешествуем уже due settimane. Io ho l'impressione che noi siamo in viaggio già due settimane. Che ti scrive, anzi ti domanda. Per lei la fantascienza è un mondo che la appassiona o è un modo per sfuggire alla realtà? Ni to ni drugoe, Tony. Ni potamo, io non люблю фантастику специально. Né l'uno né l'altro, Tonino. La fantascienza non mi attrae in modo speciale, proprio come non mi piace estraniarmi dalla vita. Voglio dire che mi sembra che i segni di un genere nel cinema siano sempre indici di un cinema commerciale, nel senso peggiore del termine. Commerciale, in durno senso di questo слово, commerciale. Non sono contro la ricerca del successo col pubblico, ma mi oppongo a un cinema esclusivamente commerciale.
Ecco perché quando ho realizzato film di fantascienza non li ho mai considerati tali. Ad esempio, io considero un insuccesso il film Solaris perché non sono riuscito a uscire dagli schemi del genere, ad evitare determinati dettagli fantascientifici in questo film. Invece nel film Stalker, tratto da un romanzo di fantascienza, mi pare di essere riuscito a superare il genere e a distruggere completamente ogni segno di fantascienza nel film. E sono molto soddisfatto della cosa. Per me il problema dei generi nel cinema è inammissibile, perché sono convinto che il cinema è una forma d'arte tale da poter abbracciare tutto, il tragico, il comico, il triste, l'allegro, ed è questo il solo modo per il cinema di riflettere la vita nel suo insieme. In ogni caso non mi piace il cinema commerciale e non sono legato in modo particolare alla fantascienza. Per cui quando realizzo un film, sto sempre attento, in primo luogo, a far sì che sia privo di qualsiasi segno che lo leghi a un determinato genere. Perché ti ha affascinato tanto questo Bagni Vignoni? Мне показалось, что здесь prima di tutto devo dire due parole su quella camera d'albergo. Ricordi? Quel giorno non mi sentivo bene e così sono andato a riposare al numero 38 per un'oretta. Questa stanza mi ha colpito in quanto la sua finestra non dava sulla strada, ma su una strettissima tromba di un ascensore che non hanno messo, senza luce. Era sempre buio. Era una camera strana, con un bagno da ospedale. Un posto misterioso dove non è possibile non sentirsi male. Mancava l'aria. E mi pare proprio che qui noi dovremmo girarci una scena col nostro eroe in un momento di crisi. E non soltanto mi piace questa camera di Bagno Vignoni, mi piace molto anche la vasca del 500, che occupa tutta la piazzetta, con i vapori che specialmente la mattina si alzano turbinando tutto intorno. Un'atmosfera a volte misteriosa, molto triste, un po' desertica, ma nonostante tutto molto molto bella. Su questo sono d'accordo con te. È il posto principale per lo svolgersi dell'azione del nostro futuro film. E in generale non ho mai pensato che avremmo dovuto rivolgere troppa attenzione all'architettura, malgrado che il nostro personaggio se ne interessi. Ritengo sia necessario concentrarsi sul viaggio che il nostro eroe compie all'interno di se stesso. Questa è la cosa principale. E mi pare che questo posto, Bagno Vignoni, sarà utile per la ripresa delle scene più importanti.
E si fa da mangiare da solo? Sì, tutto. Ma tutte le mattine? Da me. Tutte le mattine? Sì. Ah, bravo. E che ora va a dormire lei? La sera, quando sono verso le 10, 10 e mezzo. E la mattina che ora si alza? Alle 4, alle 4 e mezzo, al massimo. Ma è lì che suona la campana? Sì. A mezzogiorno? A mezzogiorno. E oggi che cosa ha fatto da mangiare? Beh, ancora non lo so. Ancora non lo sa? Senta, adesso lei va verso la chiesa. La saluto, lei va verso la chiesa, può andare? Quali sono i film che non sei riuscito a fare e perché? Ritengo che in generale ogni regista abbia dei progetti che non si concretizzano mai per qualche motivo. Eppure credo che tutto ciò contribuisca alla libertà dei registi. Avere delle idee che entrano a far parte delle loro riserve, anche se non riescono a filmarle. Потом у меня была очень хорошая один сюжет. Я все-таки надеюсь, может, когда-нибудь к нему вернусь. Очень мне нравящийся. Это он безумный. О человеке, который сжигает. Ho avuto per le mani anche un altro bel soggetto, per il quale non sono ancora perse tutte le speranze, perché mi piace davvero molto. Это же напрямую. Еще по мелочам. È la storia di un uomo che brucia la moglie perché è una bugiarda. Gli mente su delle cose stupide. Lui la ama, e anche lei lo ama. Ed è oltretutto una donna molto bella. Si rispettano e hanno ottimi rapporti. Ma lei mente. Esce di casa e quando torna, lui le chiede: dove sei stata? Lei risponde: da un'amica. E lui sa perfettamente che la moglie non è stata da un'amica, ma in qualche altro posto innocente, al cinema per esempio. E non riesce a capire perché lei debba mentire. E anche la moglie non comprende perché lo faccia. Forse per un senso di autoconservazione. L'uomo combatte questa cosa, ma non riesce in nessun modo a farle capire che non c'è bisogno di mentire. Per cui alla fine la lega a un albero e ne fa un rogo, come per Giovanna d'Arco. E concluisce con che lui la привязa al дерево e sciga in castre come Жан Д'Арко. Mi piace molto questa storia. Che ne dici? Vorrei proprio farla. Sono molti i film che avrei voluto fare e a cui avevo cominciato a pensare. Ma più di tutto mi è dispiaciuto di non avere realizzato una storia scritta con un amico, nella quale si raccontano le avventure di un uomo che cerca il posto in cui è sepolta la madre. Così carica un monumento funebre su un camion e si reca nel luogo dove suppone che si trovi la madre. Non sapevo точно его могилы. И с надгробным памятником в грузовике он ездил по провинциальному городу, искал место, расспрашивая у людей, не помнят ли они, где умерла его мать, тем, чтобы поставить памятник. Ему это не удается сделать, он спрашивает... Chiede a tutti l'esatta locazione della tomba per porvi il monumento, ma non viene a capo di nulla. E allora scarica questa statua nel primo cimitero di campagna che gli capita e fa finta che la madre sia sepolta proprio lì. Un anno prima di morire, mia mamma mi è venuta a trovare a Roma. Io non abitavo qui, abitavo ai Parioli. È stato un giorno, soltanto. E verso sera mi ha detto, si è fatto notte. Ecco, in questa frase certamente non era soltanto la fine di una giornata, ma forse alludeva anche alla fine della sua vita. Ora, si è fatto notte anche oggi, tra di noi, insomma, questo incontro, questo meraviglioso incontro. Ecco, dimmi questo. Come arrivi a Mosca? Che cosa hai voglia di fare? Я постараюсь сразу уехать.
Cercherò di andare subito in campagna. Abbiamo una casa, io e Larissa, che avevamo comprato con l'intenzione di passarci gran parte del tempo. E invece purtroppo non si riesce mai a farlo. Perché per me è difficile assentarmi da Mosca a lungo. Una volta, per esempio, ci sono rimasto quasi un anno, 8 mesi. Per la prima volta ho vissuto in campagna costantemente, senza intervalli. E veramente davanti ai miei occhi si è snodato l'intero ciclo della natura, dalla primavera all'inverno. Ciò ha prodotto su di me un'impressione incredibile, perché ho visto come nello stesso posto la natura si modifichi. All'inizio avevo molta fretta. Mi sembrava che stavo trascurando il mio lavoro a Mosca e dovevo tornare per riprendere le cose abbandonate. Poi, dopo un po' di tempo, ho scordato tutto e stavo bene lì. Tra parentesi, tutto intorno alla nostra casa si stendono dei campi stupendi e molti prati. È una terra fantastica, soprattutto quando è arata. C'è un posto dove piantano il grano saraceno e quando è illuminato da una luce lunare, nell'oscurità, assomiglia a nebbia che si alza dalla terra. E quando di giorno c'è la nebbia vera, è difficile distinguere il confine tra la terra e la nebbia stessa. È uno spettacolo incredibile. La terra bagnata sembra più solida, massiccia, mentre quella asciutta è tanto leggera e polverosa. In effetti ricorda molto la terra che abbiamo visto in Toscana, ricordi? Ma è bella anche in Romagna, sai, io fino a 32 anni sono stato in campagna. Poi è bella dappertutto, poi la terra è bella perché è uguale qui come in Russia, come da tutte le parti. Io ho fatto una poesia, prima la dico in italiano perché altrimenti capite poco. I buoi, andate a dire ai buoi che vadano via, che quello che hanno fatto. Ande dic semi buchi vagavea, che quel che ha fatto, che adesso sarà prima se tratta or. E pianze corma tote in camomè, avdai chi ha lavorè dal miridan, ed essi ad ande via a testa bassa, drima la corda longa de Mazel. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu lodi in Israele. Nella nostra padre. Schierniscono quelli che mi vedono, storcono la bocca e scuotono il capo. Sia ridato al Signore, lui lo scampi, lui lo liberi se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Alla mia nascita tu mi hai accolto. Parliamo di mia madre, sei tu mio Dio. Da me non stare lontano. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu lode di Israele. Ne hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato che li hai liberati. A te. Salvati, sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono fermo un uomo, mi vaglio degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono la bocca e scuotono il campo. Se vi ricadate, Signore, non lo scampi. Andrei! Non m'hai ancora detto se ti piace o no la mia casa. Sì, certo, mi piace molto. Sì, ma sono sicuro che se vai in Russia tu la cambi tutta. No, mi piace così, perché? Oh, ci facciamo i complimenti come le puttane. Thank you.
Fammi sentire la tua poesia in dialetto. Ancora. Quale? Quella del capotto. Ah, quella che di stamattina? Sì. Provo. Me ne so se c'è una chiesa, un capotto, o è un'ombrella se piove. Allora in più nei botti, strazza, nadri, tendi, vantagli, e perché non vuoi scappare mai. Allora è una gabbia, c'è tutto qui chi passa, e in un gazzotto sporcato mai va come te. Ma la roba che siamo detti, l'ex elisir, la resta chiusa qui.